Ciao a tutti e bentornati a casa mia. Io sono Alice, sono l'insegnante di aerea, cerchio di studi della Pole Passion Academy di Como. Innanzitutto, benvenute alle persone che ancora non hanno seguito i miei tutorial e bentornati invece a chi continua a seguirci. Allora, quest'oggi vi propongo sempre un circuito che serve sia per un allenamento aereo che un mantenimento e ho rubato un esercizio alla posturale, perché molto spesso tante persone hanno problemi alla schiena dovuti al fatto che vanno a esasperare le curve che dovrebbero essere naturali della schiena, dovute al fatto che hanno l'addome molto molto rilassato. Quindi, oltre ad andare a rinforzare chiaramente l'addome, andiamo ad allungare la muscolatura della schiena e vi faccio vedere proprio un esercizio specifico per chi ha questo tipo di problema. Il materiale di cui abbiamo bisogno oggi sono le nostre fantastiche bottiglie d'acqua. Io uso quella da 2 litri, il nostro solito tappetino o va benissimo anche una spugna, una tovaglia di spugna leggermente più spessa e abbiamo bisogno di una parete libera proprio per fare questo esercizio che vi dicevo prima di posturale. Il circuito di oggi prevede tre esercizi, sono solo tre esercizi, ma andremo a farli 4 volte, quindi il circuito è composto da 3 esercizi, farò una pausa di 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ripeterò ancora una volta il circuito, pausa, circuito, ok? Io direi di iniziare con il primo esercizio che è quello di posturale. Allora, per la posturale ho bisogno di una parete completamente libera, che può essere il muro, che può essere anche la porta di casa, va benissimo. L'importante è che non sia qualcosa che si sposti. Allora, fondamentale per questo esercizio è l'attaccamento della schiena alla parete. Innanzitutto mi distanzio i piedi dalla parete di un piede mio, quindi io che ho un 35 prenderò la misura di un mio piede, vi faccio vedere. Ok, vi faccio vedere, prendo la misura del piede e l'altro lo metterò parallelo. Parallelo vuol dire che deve essere distante dall'altro esattamente quanto sono larghe le mie anche. Dopodiché, da qui vado a posizionarmi, vado a posizionare il mio bacino. Attenzione, molto spesso l'errore che si fa è questo, vediamo se riesco a farvelo vedere. È questo, quindi di lasciare dello spazio tra la schiena e il muro. E invece no, dovrò flettere le ginocchia fino ad arrivare almeno a 90 gradi. Se per caso mi fanno male le ginocchia, allora a quel punto posso spostare i piedi leggermente più avanti. Quindi vado a flettere le ginocchia. Ora vedete che qui naturalmente si crea questa fessura. Dovrò portare il bacino in avanti e in questo caso, come vedete, non può passare più niente da qua. Facendo questa cosa sono costretta a risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale e per rimanere in posizione metterò in tensione i quadricipiti. Per cercare di togliere del lavoro al quadricipite posso stringere le chiappe sotto, così ho attivati i muscoli dell'addome, quadricipiti, bicipiti femorali e glutei. E sto in questa posizione respirando. In quella posizione ci rimango 30 secondi, poi faccio 20 secondi di, scusate, 15 secondi di pausa, poi la rifaccio per 45 secondi, quindi cronometro alla mano, rimango ferma per 20 secondi e la ripeterò per 1 minuto intero. Quindi questo esercizio è un esercizio solo, ma lo ripeto per 3 volte fin da subito, perché lo scopo è di arrivare a 1 minuto. Per non farvi andare direttamente a 1 minuto,
ve lo faccio in scala, quindi farò prima 30 secondi, 45, 1 minuto, ok? Sto in posizione, rimango, respiro, 30 secondi, ok, stacco, rimango 15 secondi, che siano 15 cronometrate perché anche il riposo in questo caso è fondamentale. 15 secondi passati, vado, ritorno in posizione. Mi raccomando, bene, avete visto cosa ho fatto col bacino? Quindi porto il bacino in avanti, rimango in posizione. 45 secondi in posizione. Finiti i 45 secondi, mi alzo e rimango in pausa per 20 secondi. 20 secondi di pausa fatti, ritorno in posizione, stessa cosa, e ci rimango 1 minuto. Ok? Stop. Primo esercizio fatto. Secondo esercizio, vi devo spostare dall'altra parte della casa. Eccoci qua, al nostro amato tappetino. Ok. Esercizio invece andrò ad allenare le spalle. Chi vuole mi può fare questo allenamento di spalle, me lo può fare già in plank. Quindi chi di solito fa le mie lezioni o si allena con me nei tutorial lo può fare in plank. Chi invece non se la sente lo può fare in quadrupedia. E andiamo semplicemente a scaldare le spalle facendo questo esercizio su e giù. Come potete vedere, non si muove niente, non vado a piegare le braccia, non vado a flettere la schiena, a muoverla, ma sono semplicemente, ve lo faccio vedere in plank, stringo forte le chiappe, tengo forte l'addome e sono solo le spalle che vanno in spinta e schiacciano, in spinta e schiacciano. E lo ripeto per 10 volte. Da questa posizione mi giro verso sinistra, stacco il braccio, lo posso anche mettere lungo il corpo, stacco l'altra gamba e sto. Rimango 10 secondi in questa posizione. Passano 10 secondi, ritorno in plank e vado dall'altra parte, esattamente uguale. Quindi tengo, braccio su, gamba su, 10 secondi e ritorno in plank e scendo. Ok, 30 secondi di pausa e andremo a fare l'ultimo esercizio con le nostre bottiglie, che ci serviranno prima come peso per il bacino e poi come peso per le braccia. Queste le useremo sul divano, quindi ritorniamo sempre al nostro divano. Chi non ha un divano a portata di mano lo può fare tranquillamente su una sedia. E metto i piedi sopra il divano, porto il sedere il più vicino possibile al divano. Ora, chi vuole può mettere una bottiglia, chi invece se la sente ne può mettere due. Qua, esattamente in mezzo alle gambe che mi fanno da peso. E da qui vado su in bridge e torno. E su in bridge e torno. Ne faccio 10 di bridge, ok? Attenzione, il principio è sempre lo stesso, come quando ero al muro, quindi non vado ad inarcare la schiena, ma schiena piatta. È il bacino che sale, spingo sui glutei e lentamente scendo, vertebra dopo vertebra, snocciolando e arrivando poi alla fine con il sedere. Finito questo esercizio di 10 volte, porterò il bacino su e rimango in bridge. Mani, scusate, gomiti vicini al corpo, quindi stretti e non larghi, gomiti stretti, parto da su e vado, scendo e salgo, e scendo e salgo, e scendo e salgo, ok? Questi funzionano da pesi. Cosa sto facendo in questo caso? I tricipiti, mentre sto tenendo il sedere su con le chiappe completamente strette e salgo. Ok, e ne faccio 10 anche di questo. Scendo e ho finito il mio circuito.
Ok? Quindi ripeto, un circuito fatto di tre esercizi, abbastanza però tosti, che si ripete per 4 volte. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete like, cliccate la campanellina per ricevere le informazioni su altri video che facciamo nella scuola per voi. E spero tanto di vedervi alla prossima. Ricordatevi che oggi più che mai io resto a casa e, come potete vedere, è comodo allenarsi tranquillamente nella propria stanza, ok? Con acqua, divano e tappetino.